Buongiorno a tutti e benvenuti sul sito investire.biz. Come sempre un saluto da Riccardo Zago e ben ritrovati alla consueta rubrica Caffè Mercati. Andiamo subito ad aggiornare un po' di strumenti. Voglio ricordarvi che oggi alle ore 16, se andate nella sezione webinar e corsi lo trovate qui, c'è il trading live dalle 16 alle 17. Siete già in moltissimi iscritti, come sempre poi io vi aspetto numerosi. Sappiate che oggi faremo anche un po' di scalping sul DAX con i volumi, insomma, e con le solite tecniche che usiamo. Andiamo subito allora a vedere un po' di grafici. EURCHF, come già visto ieri, abbiamo comprato sui minimi qui. In realtà io ho comprato a 1,12, 1,11,90. Notiamo che questa zona di minimi, precisamente il minimo del 3 gennaio 2019, sta funzionando in maniera ottimale da supporto. Vedremo se ci sarà questo ritracciamento per poi magari andare a vendere nuovamente. Detto questo, quali sono i miei obiettivi? Il primo obiettivo è sicuramente il livello di 1,12,60. A mio avviso ci può stare tranquillamente un ritracciamento fino a lì. Vado a tracciare il mio primo obiettivo, che è qui, e poi il secondo, che si trova proprio, eccolo qui, in area 1,13,10, 1,13,20. Bene, andiamo avanti e guardiamo USD CAD, che sta ritornando a 1,33. Vediamo se nella giornata di oggi ci saranno degli storni. In area 1,32,80 proverò un long. Proverò un long con target 1,34,50. Ne ho parlato anche ieri. Lo stop rimane sempre la chiusura dei prezzi sotto 1,32,50. Sempre time frame giornaliero. Andiamo a vedere S&P 500, che continua a salire. Ci troviamo su un punto molto molto importante, ve lo segnalo: è il massimo della candela del 9 di ottobre, candela che poi a mio avviso ha creato quindi questo forte impulso che ha portato poi i prezzi in area 2350. Da qui in realtà sono iniziati i ribassi a ottobre 2018. Detto questo, valutiamo: noi siamo long da 2800, abbiamo già spostato lo stop in pareggio, io direi che possiamo tranquillamente lasciar correre. Un rimbalzo da qui me lo aspetto. Bene, se ci saranno dei ritracciamenti, voglio ricordare che comunque 2825 è un ottimo livello per provare dei long, almeno a mio avviso. Torniamo a parlare di Bitcoin invece, che ha fatto delle performance veramente molto molto importanti ieri. Anche quest'oggi la capitalizzazione continua ad aumentare, non solo di Bitcoin ma su tutto il mondo criptovalute. Io come sempre mi concentro sul Bitcoin. Obiettivi in area 5500 a mio avviso, anche più in alto. Poi se allarghiamo il grafico notiamo che l'obiettivo più importante è proprio posto in area 6200. Guardate che qui si trova una resistenza molto importante e non semplice da superare, anche perché abbiamo una forte concentrazione di volumi all'interno di questa zona qui. Molto bene, andiamo e chiudiamo con che cosa? Chiudiamo con il petrolio, che sta raggiungendo una zona di resistenza importante da 63 a 64 all'incirca. Io qui non mi posiziono al ribasso, ma voglio andare a cercare un livello interessante per comprare invece. 60 potrebbe essere un ottimo spunto, ma anche 58,50. Approfondiremo quindi il tutto quest'oggi al trading live e io quindi vi aspetto come sempre numerosi. Buona giornata e buon trading a tutti!